dato che tutti i fenomeni elettromagnetici sono fatti di luce, ad esempio, portati dai fotoni, l'uomo è fatto di luce. Questo passaggio è molto forte, nel senso che da una parte usi il linguaggio della fisica, il fotone è un oggetto ben definito, definito nel campo microscopico, che macroscopicamente è quasi sempre onda. I fenomeni elettromagnetici sono mediati dalla luce, si dice, cioè l'informazione è scambiata dalla luce, ma non nel senso che comune del termine, cioè non nel senso che l'uomo è fatto interamente di luce. Quindi bisogna stare attenti quando si mette in relazione dei linguaggi. Loro ce l'hanno fatto capire bene con questa teoria ermeneutica, che è un tentativo apprezzabile, ma nell'ottica del linguaggio scientifico fallace. Però qual è la cosa che più mi ha colpito? Che è la stessa cosa che vi ho riportato all'inizio delle parole di Paoli. Il fatto che ognuno di loro ha avuto il coraggio di attingere a un diverso campo di specializzazione, e in questo tentativo hanno accresciuto la loro visione paradossalmente nel proprio campo di specializzazione. Quindi loro per primi hanno fatto vedere come mettere in connessione argomenti, scienze e campi differenti è proprio dell'essere umano e che accresce l'essere umano. Paoli ne accrebbe della conoscenza della sua psiche, Jung della conoscenza della fisica, e hanno fatto vedere quello che è un percorso importantissimo, cioè il fatto che sostanzialmente due discipline, anche se differenti, possono essere sempre, perché erano proprio diverse queste, sempre essere messe in relazione l'una all'altra, e da questo dialogo entrambe hanno qualcosa di da guadagnare, ammesso che non... Gli antichi greci direbbero peccare di hubris, di tracotanza, nel fondersi. Lì bisogna stare attenti. Ma il tentativo, il fatto di aver capito per primi che l'uomo non è solo scienziato, non è solo psiche, come l'io non è solo una cosa, così come la materia non è solo materia ma è anche onda, che mette a tentare di recuperare questa unità, è importante per l'essere umano, è una tensione propria dell'essere umano. Questo secondo me è quello che più colpisce del lavoro che hanno fatto Paoli e Jung. Credo di aver finito. Grazie. Ecco, se avete qualche domanda. Ce ne avrei mille o due, immaginavo. Bevo prima. Una volta però, eh. Appunto, dai, prima. Però tu hai la mia mail. L'ho letto per molto tempo, però nel momento in cui si tentava di dare una sintesi di questo concetto, veramente facevo fatica, perché le analogie con la fisica sono ben oltre il principio di esclusione di Paoli, sono fortissime analogie con la relatività, col cono spazio-tempo di Einstein, la relazione di fenomeni, cioè Jung individua una classe di fenomeni che sono atemporali e spaziali, esattamente come fa la classificazione della relatività generale di Einstein, cioè e più lo studiavo, più la leggevo, più Jung acquistava punti, perché non era un fisico, cioè la relatività generale non l'avevano capito i fisici fino agli anni 30, era veramente spinta per loro, eppure Jung, pur non avendo le basi matematiche che avevano i fisici, perché non le aveva, i conti della meccanica quantistica, che qualcuno di voi li ha mai visti, sono qualcosa di incredibile, la scuola di Copenaghen, che è stata la prima scuola di meccanica quantistica fondata da Born negli anni 20, ha allevato fisici e fisici che si sono laureati soltanto facendo conti, perché non c'erano gli laboratori, per cui dovevo fare conti a mano, era veramente macchinosa, era veramente difficile, e lui riusciva a coglierne il significato, perché quella frase che vi ho fatto leggere è veramente il significato di tutta la meccanica quantistica, ma anche della teoria dei campi che venne dopo, e
E più si legge sulla sincronicità, più ci si rende conto che lui aveva una comprensione del mondo che trascendeva la sua formazione, che era veramente un'intuizione che spiegava lui stesso con tutte le sue teorie, con la sincronicità, con gli archetipi personali, con gli archetipi universali. Quindi il lavoro di sintesi è stato veramente duro. Così come è duro sintetizzare tutta quanta la fisica e la rivoluzione della fisica in questa chat, perché è piuttosto limitata. Questa abbinata tra sincronicità e principio di esclusione, l'idea tua o l'hai trovata in letteratura? Che non è, a dire il vero, per me molto convincente. La sincronicità c'è sempre il movimento dell'animo, sì. Lì il principio di esclusione non c'entra nulla con l'animo. Insomma. Sì, no, infatti è un'analogia. In realtà sia Jung che Pauli ne parlano e trovano analogie, sono loro stessi. Pauli afferma che il suo principio è un esempio di sincronicità. E quella tabella che vi ho mostrato è una sintesi delle affermazioni di Pauli sulla sincronicità. Si trova in lavori sparsi, non è facile fare una sintesi, infatti ho consultato lavori che ne parlavano, perché dovevano prendere da interviste, lettere, soprattutto molte lettere. L'analogia, credo che la prima volta l'analogia di Pauli tra principio di esclusione e sincronicità, Pauli la rivela, credo, ad Heisenberg via lettera. Quindi non ne fa uno scritto, perché gli scritti, insomma, hanno una valenza accademica, quindi per Pauli era... Appunto, sai che ho vissuto 30 anni a Zurigo, mia moglie era addirittura una psicoanalitica indiana, ho lavorato un po' con Marie Luffron Franz, che era la prima allieva di Jung, e che fu la persona che Jung mise a seguire, sì, Paolo. Morta male, purtroppo, non so, vabbè. E una cosa che veniva sempre in questi racconti, questi di discussione, a volte mi trovavo a cena con 12 junghiani, era il dramma di Pauli, che forse tu non hai, cioè questo era un uomo che era considerato una persona temutissima da tutti i colleghi. Quando lui faceva una domanda a un collega, il collega era un uomo di grande sofferenza, perché sentiva questo desiderio interno di esprimere, di studiare queste cose della psiche, ma non ha mai usato farlo. Quindi per noi uomini di scienza lui è un archetipo quasi di tipo negativo, cioè della persona che ha dentro di sé il desiderio di aprirsi e non ce la fa e non può, perché c'è tutta la pressione dell'esterno. E di questo archetipo, insomma, io come ne conosco molto, cioè, ci sono scienziati che quando sei da solo con una birra ti dicono sì, io ci credo, sì, quelli che camminano sul fuoco, sì, sì, ma... E questo è proprio un archetipo moderno dello scienziato, quello di volersi aprire dall'interno ma di non poterlo fare e di rendere la cosa segreta ai tuoi studenti. Se uno studente sa che tu hai aperture verso il mondo della psiche, no? Sì. È un dramma ancora moderno. Sì, soprattutto contestualizzato molto in quegli anni, perché gli inizi del Novecento venivano da, diciamo, quella che era stata una rivoluzione occulta che aveva sconvolto l'Europa, no? Quindi si veniva da personaggi di una potenza carismatica che avevano controllato e che controllavano ancora moltissimi dei capi di Stato europei, no? Quindi l'occultismo aveva un picco in quegli anni, paradossalmente. E la scienza e la fisica, in un certo senso, hanno avuto l'onere di subentrare a questa spinta dell'occultismo, quindi di sostituirsi, e molti scienziati si facevano carico di queste cose, perché gli scienziati, soprattutto i fisici, sono molto visionari, nel senso che visualizzano molto. La meccanica quantistica era totalmente controintuitiva, per alcuni era magica, nel senso proprio del termine, con questa azione a distanza, con questo principio di indeterminazione, quindi ci andava veramente con i piedi di piombo. Per me il dramma fondamentale di Pauli, oltre questo, è anche il fatto che era molto legato alla madre morì suicida, la prima moglie sostituì
la figura della madre e perse anche quella, poi lui si sposò. E questo lo colpì molto, lo segnò moltissimo. E quindi tra una mente geniale, a mio avviso, è anche una mente estremamente sensibile, perché è molto recettiva. Quindi più sei geniale, più sei recettivo. Poi lo puoi elaborare in un certo modo, Jung direbbe, in base all'archetipo che tu hai dentro, però ti arriva molto dall'esterno, perché la genialità è la capacità di mettere in connessione cose che gli altri non vedono in connessione. Einstein è un esempio di visionario, ma con un archetipo di una razionalità spettissima. Infatti lui nei rapporti umani era freddissimo, era proprio il contrario di Pablo in quel senso. Però era in grado di mettere in correlazione cose che gli altri non vedevano neanche vicine, neanche minimamente vicine. Non è che scopriva la formula. Einstein ti elaborava una teoria dal nulla. Cioè non è che osservava un fenomeno e diceva adesso spiego il fenomeno, metto questi parametri qui, come faceva ad esempio Planck, ha spiegato la relazione di corpo nero, ha preso una formula matematica, ci ha messo i parametri sopra, ha lavorato, per carità. Io non ci spiegherò neanche 30 anni per fare il lavoro fatto Planck. E alla fine ti ha detto, guarda un po', c'è una costante, funziona, e c'è il quanto di energia. Einstein partiva dal quanto di energia, diceva, secondo me c'è il quanto di energia, facciamo il conto. Sono tutte e due geni, per carità, però lui faceva delle connessioni per dove altre persone non erano proprio in grado di farlo. E Pauli era molto sensibile, cioè Pauli, leggere la storia di Pauli, anche i sogni. Io mi sono dimenticato il libro in macchina, mi volevo leggere un pezzo di un libro che ha scritto Pauli, in cui rielabora i suoi sogni nella chiave delle sue scoperte scientifiche. Quindi è capace di dire, all'inizio di questo libro dice, mi stavo interrogando su questo dualismo che c'è tra onda e corpo, sul principio di esclusione, non riuscivo a venire a capo e quindi andai a trovare questa mia amica. Cioè, era veramente un animo sensibilissimo, la sua storia è veramente l'effetto Pauli, per esempio, cioè la cosa peggiore che possa essere affibbiata a un fisico è di portare sfortuna. Ma che bello qualche sogno di Pauli. No, non me li ricordo perché sono molto elaborati, molto mirici, però comunque si trovano in giro, però sono molto. Sì, il professore mi ha dato un bellissimo libro sugli studi tra Jung e Pauli in tedesco. Se qualcuno in tedesco lo possiamo condividere. Però sì, comunque sono molto belli gli studi di Jung. E comunque lui li trovi, i sogni di Pauli li trovi in molti studi analitici sul sogno che fa Pauli. 1500. Poi anche questa attività onirica. Poi in 3 anni gli ricordassi 1500 sogni, fatemi un po' il conto. Ogni volta che andavo a fare un fisolino si ricordava un sogno. Forse quindi era quello che sapevo. Sogniamo tanto. Nel 20 gli dava importanza. Diamo importanza, anche lì è una mente allenata, anche a quello. Anche a quello. Sì. C'è una domanda, scusa, non ho capito benissimo come intendevano la sincronicità. Sì. Era tipo. Nel senso, nell'esempio che tu hai dato, no? Cioè è il fatto che Jung fosse così, diciamo, avesse questa cosa emotiva, che stesse succedendo quella cosa e la libreria che si viene, non c'è nessun legame tra queste tre cose. Non c'è nessun legame causale. Ma esattamente come nelle entrambe. Però perché, cioè, com'è che si dà? Perché? Come si dà? Non lo so, cioè, però. È più il fatto che, come dire, cioè, mi si aprono due strade. Sì. O ci deve essere per forza un legame. Teoria delle variabili nascoste. Esatto. Oppure è semplicemente il fatto che un evento non si sia dato quell'evento e De Jung gli abbia dato quella valenza, ma che non. Hai ragione a dire che è interpretativo in un certo senso, quindi è su un'analogia di significato, questo Jung lo dice chiaro. Però Jung sosteneva il principio dell'influenza cosmica, cioè nel fatto che l'individuo e la natura erano interconnessi in che senso? In questo senso, in uno stato di entrambe, cioè erano come se l'individuo
non sto spingendo, nel senso che non sto giustificando con l'età, però per dare una visualizzazione, l'individuo fosse l'elettrone con spin up, la natura dell'elettrone con spin down erano interconnessi, erano separati, all'origine erano uno, erano separati, si modificava uno e si modificava l'altro, ma non c'era scambio di informazioni fra i due, era una ancestrale unione che l'uomo, nella visione junghiana, aveva col cosmo. E questo fa, diciamo, è rappresentato dagli archetipi sostanzialmente, cioè la psicomana. Tutte le mitologie partono dal fatto che l'unità si è distrutta. Qualsiasi sistema religioso, anche pensiamo a Platone, a Plotino, a tutti questi filosofi, a queste correnti filosofiche, c'è un'unità persa. E se ammetto che c'è connessione e non c'è nesso causale, allora posso dire che all'azione, a uno stato dell'uno corrisponde uno stato dell'altro, o senza scambio di informazione, perché ancestralmente i due erano tutt'uno. Però ripeto, non c'è una, perché noi quando cerchiamo una spiegazione, per forza di cosa, per una struttura sinaptica e del cervello, cerchiamo la causa e l'effetto, perché noi siamo nati come animali nella savana, in cui la cosa fondamentale non era capire la sincronicità, ma era collegare il fatto che si muoveva un fuscello col fatto che dietro c'era un leone. Cioè quella era fondamentale per noi, la causa effetto è biologicamente, a livello evolutivo, fondamentale per l'animale. La sincronicità viene dopo, è legata ad altri aspetti comunque legati all'essere umano, che però non sono legati alla sua sopravvivenza. Il sapore è molto più divino, la sincronicità rispetto alla... anche l'entanglement. Sì, sì, assolutamente. Sì, una cosa... Sì. Caso effetto riguarda trascendente. Cioè spinge proprio verso qualcos'altro, verso l'alto, sì, nel senso di un'unità. Alessandro, sei grande. Ciao. Ciao, Luigi. Ciao. Anche tutta la fisica moderna, questo poi mi dico, anche tutta la fisica moderna tende a unificare, no? Le forze tendono a essere unificate, si è partito da tutte forze separate, elettricità e magnetismo, e si è arrivato all'elettromagnetismo. Dall'elettromagnetismo si è visto il nucleare, si è arrivato all'elettrodebole, poi il nucleare, il nucleare forte. Si tende a unificare. Perché si tende a unificare? Perché per natura siamo portati a voler semplificare, no? A voler vedere che tutto nasce da una sola causa, da una sola origine. Io, uno, la teoria di Dio, bene. Tendiamo sempre a unificare. Ma ho capito, qui non c'è la coincidenza però sul principio di esclusione, nel senso che la probabilità è uno. Ogni volta che c'hai spin up, dall'altra volta c'è spin down. Sì. Allora, non ho capito però che tra questo poi, e il principio di esclusione. Tra il principio di esclusione e la sincronicità, perché lì è una coincidenza, e qui invece è sempre così. No, non è una coincidenza, attenzione. In applicabilità delle leggi scientifiche e statistiche, cioè ogni fenomeno che Jung ha bollato come sincronicità era al di fuori di ogni probabilità, quindi lui elimina statisticamente le coincidenze, fa proprio un lavoro grosso. Per questo il libro La sincronicità è pesante, perché ecco, è quasi comunque il legame statistica. Comunque il legame è la mancanza della causalità. Sì, no, siccome, cioè, se tu hai la tabella quella che mette in relazione le due, questo qua il quarto. Tu dici accade ogni volta. Ogni volta che lo spin è up e metto uno spin un altro elettrone, uno spin è down. Sì, in realtà il quarto, diciamo, la parte io non la capisco, non capisco il parallelismo. Il parallelismo sta nel fatto che non è una probabilità il fatto che l'elettrone vada nell'altro stato, così come non è dentro la coincidenza, il caso, il fato, il fortuito, la sincronicità. Cioè diventi fortuiti, diventi sincronici, non sono, pensa a una macchina rossa e arriva la macchina rossa, quella è più una probabilità statistica, è qualcosa di più, è qualcosa che può avvenire solo se c'è un nesso, ma purtroppo questo nesso è causale. Se vuoi, è la probabilità di avvenire zero. Quello fa una sincronicità. Sì, sì. Però c'è un legame. Su questa, sulla parte sinistra sono d'accordo, sulla destra che non essendoci scambio di
informazioni, non potrebbero accadere, non ci potrebbero essere, quindi al di fuori che per probabilità possa accadere che casualmente l'elettrone si metta nello spin giusto. Questo intendeva Paolo. Ripeto, ci vogliamo, come giustamente, sono due contesti completamente differenti. Quelli che hanno visto loro sono analogie di significato. Ripeto, sono analogie di significato. Lo dice lo stesso Paoli. È stata la concordanza di senso, di idee, che si sono presentate in rami differenti del sapere quasi simultaneamente, la loro sensibile coincidenza, che mi ha indotto a uscire fuori da una stretta specializzazione. Lo dicono, c'è un'analogia di significato, non che sono la stessa cosa, perché altrimenti ammetterei quello che ho detto prima, che non c'è un analogo classico del principio dell'entanglio e del principio di esclusione, non c'è. Però loro c'era un'analogia di significato allo stesso modo. Quindi quella tabella è una tabella di significato, non di comparazione. Poi loro, presi dall'enfasi dell'incontro, sopra ci hanno montato la teoria Hermès. Però è vero che è fuori probabilità, cioè tu dici la probabilità è 1, no, tu osservi che è 1, però la probabilità dovrebbe essere il 50%. Cioè se loro non comunicano, nel momento in cui io cambio lo spin a 1, l'altro potrebbe essere per caso uguale ad opposto, perché due modi c'ha, o uno o l'altro. La probabilità deve venire al 50% se fossero non collegati, perché non hanno modo di comunicare tra loro. Invece quindi è fuori probabilità. Capito? Funziona in quel modo, cioè non trovi di più, perché dici il principio ma è così. Sì, però è, non è, è fuori probabilità, è fuori legge statistica, cioè la legge statistica ti dice c'ha il 50% di probabilità, questo ti direbbe la legge statistica. Il fenomeno che osservi è no. Cioè c'è un'unica probabilità, cioè, cambia spin. E tu non lo puoi spiegare statisticamente. Il gas, no? È fatto da molecole in modo casuale, no? Il problema, visto che sono così tante, non c'è calcolatore al mondo che mi permette di prendere tutte e tre i conti, no? E quindi uso la fisica statistica, che tra l'altro è il mezzo più potente, no? La fisica statistica mi dice che c'è il 50, cioè che la configurazione più probabile è quelle che stanno tutte a caso. Ma mi dice che c'è una probabilità non nulla che siano tutte da un lato. Invece qua lo escludiamo proprio. E paradossalmente senza interazione. E questa è la cosa strana e grandiosa del principio di esclusione. Ed è un principio per questo. Cioè, altrimenti sarebbe un effetto. Te c'hai episodi della tua vita che potresti definire effetti di sincronicità? Una volta che hai visto la sincronicità, moltissimi effetti, moltissima della tua vita sembra un susseguirsi di eventi sincronici. E sì, ce ne sono molti, sì. Sì, ma penso, se uno se le esamina bene, ce ne sono tanti. Proprio quelli emotivamente più significativi, no? Sono tutti legati a incontri di persone miei, però cioè incontrare la persona giusta, anche la persona sbagliata nel momento sbagliato. C'è sempre un legame, io credo molto questo legame. Poi è anche vero che molti dicono che se uno si fissa su un numero lo vede in ogni momento della sua giornata, no? Quel numero. Però sì, nel senso che però voglio passare. Cioè, io non vedo la sincronicità come una teoria scientifica nel senso della fisica, la vedo come un'intuizione del mondo che ha avuto Jung, e data la potenza della mente di Jung, delle intuizioni di Jung, per me ha un grosso significato. E visto che ha un grosso significato, gli do una grande aspettativa stessa nella sincronicità, e quindi sono dentro uno dei parametri che è il fattore affettivo della sentimento d'attesa. Il sentimento di attesa, sì. E volte uno neanche è troppo cosciente di essere in quella cosa. Sì, perché comunque c'hai una parte inconscia, no? Sì. Infatti gran parte del lavoro di Jung è stato sui fenomeni. Comunque non è sempre. Non c'ha sempre presente le cose che dentro. Infatti per questo io la sincronicità anche Jung la osserva a posteriori, non la osserva mai contemporaneamente e soprattutto non la può prevedere. Perché se la potesse prevedere ci sarebbe un nesso causale. Osservandola a posteriori riesce a. Solo a posteriore posso
comunque sicuramente vale nel mondo della psicologia e della realtà quello che vale nel mondo della fisica, cioè a seconda di come tu ti metti, tu che osservi, tu osserverai, perché quello è proprio, come dico, quello te lo dice anche proprio il laboratorio, no? Sì. Altre domande, se no gliele faccio io una finale. Ah, sicuro. Sto legando a quello. Se io costruisco un rivelatore che mi fa vedere solo l'aspetto corpuscolare della materia, non vedrò mai l'aspetto certo, appunto. L'aspetto ondulatore della materia è stato visto da Davison e Gerber per errore. Nel senso che Davison e Gerber, due fisici sperimentali molto in gamba, osservavano la diffrazione sul cristallo. Lasciarono, io ho rivelato questo, adesso non so se è leggenda, l'ho letto in un libro di fisica dall'altra università. Ha lasciato il rivelatore acceso, il cristallo si fuse, loro non avevano i soldi per cambiarlo, dico vabbè, utilizziamolo, la distanza reticolare era cambiata e in quel caso il cristallo poteva far vedere l'aspetto ondulatorio della materia. Loro lo accesero e videro una figura di diffrazione come se il raggio di elettroni fosse un'onda. La scienza è piena di cose del genere, cioè, perché si rompe lo strumento, perché discordi il termometro per tutta la serie di cose. Sincronicità. Diciamo, l'incidente è uno dei fattori. Il microscopico. Anche il fatto che ho detto lo spin, che è la rotazione della pallina. I fisici adesso dicono lo spin è una caratteristica, come l'elettrone è carica negativa, massa tal detale. A spin up e spin down, che cos'è? Non lo so, è una caratteristica della particella. No, è il fatto che ruotano. Perché nei libri si vede, no, questa pallina che ruota su se stessa, verso alto e si basta. Ovviamente è una pallina. È semplicemente un parametro di una formula che rappresenta tutte le possibilità in cui quella particella può manifestarsi in una interazione. E fuori dall'interazione. È la carica, è una specie di carica energetica, secondo Jung. Nel senso, non è che io cammino per strada così e inizio a pensare alle macchine rosse, ogni volta che passo una macchina rossa è un evento sincronico. L'evento sincronico deve essere anche caricato dall'individuo di un'energia emotiva, interiore. Perché nella teoria junghiana della sincronicità molto complessa, più complessa di quello presentata, è un'interazione tra conscio e inconscio. Quindi è un mettere in relazione il conscio con l'inconscio e per farlo tu a livello di essere umano e tu a livello di psiche, non parlo più di scienza nel senso proprio in termini di fisica, parlo di te come individuo, come persona che ha un corpo e una mente, devi creare una specie di, diciamo, come dire, allineamento di energie tra quello che è il tuo corpo, la tua psiche, il tuo inconscio, il tuo io, il tuo sé. E questo lo fai, secondo Jung, quando sei emotivamente coinvolto. Per questo l'evento sincronico che vi citavo, c'era una carica, un fattore affettivo, un sentimento di attesa molto forte, no? L'incontro fra Freud e Jung. Tutte e due erano molto cariche a livello emotivo. Perché altrimenti cadresti, secondo Jung, nei fenomeni occulti. Cioè sposto i bicchieri, anche quelli che cose che si vedono nei film, no? Mi arrabbio, cioè faccio esplodere le cose. No, deve essere qualcosa di più, deve esserci un sentimento di attesa per quello che sta accadendo, per accadere. È un coinvolgimento emotivo. La cosa più vicina è il coinvolgimento emotivo. O anche interconnessione. Tra Freud e Jung c'era un rapporto maestro discepolo. Maestro è un archetipo, secondo me, un discepolo è un altro archetipo. C'era una carica, diciamo. E crolla la libreria, cioè. Fa la piega proprio, guarda. L'allegoria è perfetta. Si inclina un rapporto, quindi era proprio perfetto. Freud non l'ha mai smentito, però. Chiaro, però non era un veto, era la libreria, cioè, come dire, no? Lì c'è un passaggio. Cioè, ci puoi vedere un passaggio di cultura, di esperienza, di un modo di vedere le cose, un nuovo modo di vedere le cose, crolla la libreria, cioè non è che si è crinato un vetro o una sedia, si è
scettico, io all'inizio ho detto vabbè, terremoto. Chiaro. Invece poi andando oltre si vede un significato, perché Jung è molto incentrato sul significato, sulla valenza di significato, per cui è molto importante il significato delle cose, non la cosa in sé, cioè non il contenuto ma la relazione tra i contenuti, e questo è molto fisico, perché è l'interazione quello che interessa la fisica, no? E quindi lui dice c'è una valenza di significato, una analogia di significato, non cioè usa proprio quel termine. Vabbè, faccio la mia domanda provocatoria finale. E, vabbè, a parte vabbè, il fascino di queste cose, non è la prima volta, diciamo, che io ho seguito ispiratamente, si trova di fronte a queste relazioni tra il cosmo e la psiche, o tra esperienze dell'essere umano e appunto situazioni inspiegabili, che ancora non riusciamo a spiegarci attraverso le scienze, di fenomeni che possiamo osservare nel cosmo, no? Jung parla di coscienza cosmica, così come ne parlava in qualche modo Einstein, che se vogliamo è un modo diverso di chiamare Dio, a seconda di come uno si configura un Dio non antropomorfico, ovviamente, insomma, comunque, che in qualche modo il cosmo possa essere regolato con una sorta di coscienza, che poi può essere espressa, come tu dicevi adesso, energia, come dire, cioè questa energia che muove un fenomeno sincronico, no? O può essere vista in tanti altri modi. Allora, secondo te, le domande sono, diciamo, due. Esiste questa coscienza? Cioè, c'hai un modo, sei arrivato attraverso i tuoi studi, attraverso le tue esperienze a configurarti un qualcosa di questo tipo? E la seconda è, e secondo te l'essere umano, in quanto unico essere abitante del cosmo che noi conosciamo, in grado di riflettere su queste cose, è la coscienza in grado di riscoprire, tra virgolette, se stessa, cioè se stessa nel cosmo? Lo sapevo che spiazzava, l'avevo detto che spiazzava. No, però cioè, se tu, siccome so che sei una persona che di domande se ne fa e di questa roba hai letto tanto, cioè alla fin fine ti sto a chiedere la tua credenza, niente di. Difficilino, però allora a me la teoria junghiana affascina moltissimo. E la coscienza collettiva è qualcosa di estremamente affascinante nella teoria junghiana, nella quale però posso dire di credere. Nel senso sì, credo perché secondo me singoli individui se si muovono insieme agiscono in maniera differente che se agiscono in maniera individuale. Quindi così lo stesso modo di pensare l'uno all'altro influenza stando vicini. Si parla di Jung, si sono influenzati stando vicini, no? Si fomentano uno con l'altro. Quindi sì, esiste una, a mio avviso, per me la coscienza collettiva junghiana o qualcosa di analogo, no? Che è quello a cui tendiamo noi ogni volta nella nostra storia a ritornare, ogni volta con linguaggi differenti. A me è quello che sorprende quando faccio queste cose, perché ogni volta mi ritrovo davanti gli stessi concetti, no? Però espressi con lingue differenti. Mi confronto molto con la fisica, no? Perché è la cosa che ho studiato di più, però ritrovo il famoso lavoro di Fior Capra, no? Il Tao della fisica, che confronta la meccanica quantistica col buddismo, poi si va oltre, arriva la teoria delle stringhe, e non è un caso che per i fisici l'universo si è creato secondo questa teoria matematica da diversi stati di vibrazione di un unico oggetto, no? E mi fa pensare all'om dell'induismo. Non voglio dire che sono la stessa cosa a livello di linguaggio, ognuno ha una potenza differente, no? Non è che uno, sì, oddio, le teorie di stringhe sono particolarmente dure, quindi ne elaborare con ti purifichi anche interiormente. Però due campi di applicabilità differenti, no? E quindi secondo me il fatto che ci andiamo e ci riandiamo in continuazione, costantemente rifacciamo un lavoro che è di costruzione e distruzione, cambio linguaggio, costruzione e distruzione vuol dire che lì tendiamo. Ora, che lì tendiamo, perché
perché c'è qualcosa o qualcuno all'esterno che ci fa tendere, perché siamo noi stessi. Quel qualcosa, un libro che mi ha molto colpito e che vi invito a leggere, e se riuscite a trovarlo, è Dio nel cervello, in cui sostiene che Dio è nel cervello, che questa tensione all'unità è un processo del nostro stesso cervello. Dio? Però Dio nel cervello è un processo. Non cercare di trovare subito quello di Google, anzi sono collegato. Ecco, vediamo che fa prima. Quindi secondo me c'è una pulsione, ora che questa pulsione sia emotiva, religiosa, trascendente, fisiologica, chimica, non lo so, però per me c'è palesemente una tensione a questo, una tensione all'unità, che l'unità è una coscienza collettiva, tendere sempre a quello. La cosa che mi ha più affascinato è l'aver scoperto a un certo punto, veramente Dio nel cervello, che la capacità del cervello umano di andare in estasi a livello fisiologico è totalmente inutile dal punto di vista evolutivo. Eppure a un certo punto ci siamo evoluti per averla. Non si capisce con quale motivo. Nessun animale ce l'ha, perché fisiologicamente è il funzionamento al massimo livello di un emisfero e dell'altro, e non si è osservato mai in nessun animale, eppure non ce l'abbiamo. Perché? Però evidentemente c'era. Serve qualcosa forse. Ci dirà qualcosa. Però ci siamo evoluti. La cosa che è bella è che a un certo punto il cervello umano, la sua evoluzione, la sua crescita, ha aggiunto una parte che è responsabile a livello fisiologico di quell'effetto. Ora, che sia casuale, che sia voluto, però è significativo. I sciamani erano persone che nell'antichità facevano questo, no? Si stressavano per raggiungere l'estasi, vivevano una vita terribile rispetto agli altri, perché erano isolati, no? Perché era una capacità totalmente asociale, però erano importanti per la società. C'è questa ricorrenza, col mito greco, come nell'altra conferenza, no? La mitologia è un'altra forma di linguaggio, ha delle analogie con la fisica. C'è questa ricorrenza, quindi sì. Quindi se... no. Scusa, vai. Mi puoi applaudire dopo? Sì, era un incoraggiamento. Era incoraggiamento. Quindi questa tendenza a pensare in modo unitario, a semplificare, più che una tendenza sembra proprio che in qualche modo si imponga in continuazione. Sì, bella osservazione, sì. Sì. Alcuni sostengono che è un meccanismo che poi è alla base del principio antropico, no? Cioè io ho dato le basi del pensiero e quindi creo un pensiero coerente perché io stesso l'ho creato, no? Il serpente che si morde la coda, no? In antichità l'avevano già capito. E sì, alcuni pensano che fisiologicamente siamo portati a queste forme di pensiero. E quindi alcuni dicono: tanto tutto quello che fai è inutile nel senso tecnico del termine, perché tanto è un parlarsi addosso, un pensarsi addosso. Però è difficile capire dall'interno se stessi, no? Sì, no, io intendevo forse, o non ho capito quello che dicevi tu, o io intendevo di un'altra cosa. Asincronici, sì. No, voglio dire che nell'indagine scientifica, o in qualsiasi tipo di indagine, spesso si va verso la semplificazione, sì, no? E a trovare un principio unico, unificante. Nel caso che tu ci hai portato, più che una spinta a fare questo, sembra che si imponga da fuori l'unica possibilità di pensare il tutto come uno, attraverso questo fenomeno della sincronicità, no? No, perché questo è il libro in macchina aperto, perché un teologo fa proprio questa domanda, no? Quindi la sincronicità è fatalismo, e lui dice non è una forma di fatalismo, perché non c'è nessun posto, non si blocca l'individuo, non c'è causa effetto. Il fatalismo impone causa effetto, no? Perché il fatalismo quando è che lo hai? Quando stai dicendo che è tutto un meccanismo collegato, no? Una cosa genera l'altra, una cosa genera l'altra in continuazione, quello è il fatalismo in questa visione.
Quello che volevo dire io invece è che forse non possiamo fare a meno di pensare le cose nel senso dell'unità, perché siamo disegnati, creati, cresciuti a livello fisiologico, spirituale, siamo fatti così per pensare l'unità. E osservando il corso dell'evoluzione dell'uomo, noi pensiamo, tendiamo sempre all'unità, sempre con linguaggi differenti. Il perché ci tendiamo io non lo so, però di fatto ci tendiamo, lo facciamo. Cioè, questa è la mia riflessione. Cioè, quello che noto è che ogni volta usiamo un nuovo linguaggio per arrivare a una fine di questo, a un esaurimento di questo linguaggio che ha la valenza significativa del linguaggio precedente, la stessa valenza significativa. Ci fa fare altre cose, che la fisica ci fa fare molto di più di quello che ci faceva fare il buddismo, quando i due si è più utile all'umanità, oppure di Plotino, della sua filosofia, però ha sempre una tendenza all'unità. Sì, ma la filosofia di Plotino non è fatalistica. No, neanche la semplicità è fatalistica. Si può pensare l'uno senza pensare il fatalismo. Sì, assolutamente. Sì, l'uno sostiene che non ha nulla a che vedere la semplicità con il fatalismo. Poi perché elimina il nesso causale, questo volevo dire. Cioè, se tu elimini il nesso causale, il fatalismo cade. Che il fatalismo è un insieme, è un domino, no? Sì, ma infatti non l'avrei mai usato questo. Del libro di Pia Figaro, Asilo, un maestro del nostro tempo, quindi poi vi manderemo informazioni.